Istintivamente direi due donne. Donne. Senti, ma i gay sono una lobby secondo te? Mamma mia. Sì? Mamma mia sì o mamma mia no? No, mamma mia sì. Sì. Potente, ma, potente. Ma come è una lobby? Ma non esistono le lobby dei gay. Ma dai, guarda, nell'università c'è una lobby fortissima, cioè? Dei cioè? Gay. Come? No. No, lì non posso andare avanti. No, ma vai, andiamo no, avanti. Come non posso andare avanti? Ma che vuol dire le lobby dei gay dell'università? Ma dove? In quale università, per esempio? Mi sono già pentito. Ma c'è una capacità di creare gruppo. Mentre una volta, guarda, questo te lo posso dire con certezza. Una volta c'era nelle università la divisione tra laici e cattolici. Oggi? Poi c'è stata la via di mezzo in cui è stata più forte la politicizzazione, diciamo così, destra sì, e sinistra. Sì, più o meno, sì. Oggi c'è la lobby omosessuale, omosessuale e eterosessuale, un po' tipo Vaticano, un po' tipo, questo se ne parla cioè poco. Cioè si promuovono, ma... cioè vengono promossi i professori solamente per quello? No. A gruppi, certo. A gruppi, come a gruppi. Certo. Ah, certo. Se lei è professore, ha fatto professore tanti anni. Ci sarà, mi assumo tutta la responsabilità. Ma no, non c'è responsabilità, figurati, non è no, che c'è. Ma però citiamo un caso almeno, un'università. No, quello no, non si può fare. No. Ma a Milano cioè, dove hai insegnato te? C'è. No, all'università dove hai insegnato te? C'è nord. Ce l'hai toccata con mano, sì, però l'hai toccata con mano questa cosa. Altro che.